Buongiorno a tutti, sono Valerio Centofanti del ristorante L'Angolo d'Abruzzo e oggi vi ho portato qui, in questo posto incontaminato dove c'è la materia prima che utilizziamo nel nostro ristorante a Carzoli. Come vedete siamo in un pascolo dove noi veniamo a selezionare i nostri animali, gli animali che portiamo da noi per le nostre preparazioni. Partendo proprio da qua ci trasferiremo poi nel ristorante per fare delle preparazioni a base di ovino. Nel particolare andremo a vedere come realizzare delle vere costolette e vedremo anche la differenza tra castrato, l'agnello e pecora. Vi faremo vedere tutti i passaggi dal taglio, dalla frullatura, dalla cottura e infine l'impiattamento. Il nostro è un ristorante di famiglia dove io, mio padre Lanfranco e mia sorella Valentina mandiamo avanti l'attività di famiglia dal 1986. Da questo meraviglioso posto adesso ci trasferiamo nelle cucine dell'Angolo d'Abruzzo, dove mio padre, che è un maestro nel taglio delle carni da più di 40 anni, vi farà vedere come si fa. Buongiorno a tutti, sono Lanfranco Centofanti dell'Angolo d'Abruzzo di Carzoli. Oggi mi trovo qui a preparare quello che sono tutti gli animali ovini, dall'agnello alla pecora al castrato. Allora, per poterlo preparare ho bisogno di un collaboratore, chiamo Anna che mi regge un attimo l'animale. Quello che stiamo smontando adesso è il castrato. La gioia della vita è quando uno smonta un animale e comincia a vedere questo grasso veramente meraviglioso che è frutto dell'alimentazione degli ultimi 3 mesi, perché il castrato è un animale un po' particolare. Il castrato non mangia a terra, ma mangia solo la mangiaora. Quando va nella stalla, deve avere la stalla pulita. Pulita significa la paglia fresca, perché sennò lui non si corica. Questa è la spalla, io la porto a esaurimento di taglio. Questo è il famoso scamone, una delle carni più pregiate che può avere l'animale. Questo che abbiamo preparato è un prosciutto di castrato. Adesso andiamo a predisporre il taglio delle costolette da fare alla brace. Come potete notare, lo dobbiamo mettere a contrasto più volte perché sennò il taglio non viene retto. Andremo a lavorare solo di coltello. Amici miei, una prezzemolatura da manzo. Questo è il castrato, è una gioia alla vita. Eccolo qua, vieni. Come potete notare, andando avanti si aggiusta anche il taglio, diventa tutto equilibrato. Ora passiamo alla preparazione dell'agnello. In questo momento io sto togliendo la spalla all'agnello. La cosa più bella da farvi notare è questo, cioè il bianco dell'agnello. Questi sono agnelli che hanno mangiato solo rigorosamente latte. Il taglio delle costolette, come potete notare, cerchiamo di salvare l'osso, perché se uno a un certo momento lo vuole panato, lo vuole fatto in qualche maniera, lo vuoi, come si dice a Roma, mangiare alla scotta dito, prende la costoletta e fa il violino, no? Vi faccio vedere come preparo anche il coscio per non sprecare nulla dell'animale. Praticamente in cultura contadina tutto ciò che praticamente viene fatto non viene sprecato niente. Perché anche i scarti delle verdure, delle erbe, servono per alimentare gli animali che poi ti danno la carne per poterla mangiare. Questo è una preparazione per fare una tadolata, per fare un ragù misto di carni, agnello, pecora e castrato. Oppure per farci, ritornando ai tempi nostri, per fare dei piatti importanti come la tadolata d'agnello al tartufo bianco, al tartufo nero, ai funghi porcini, agli asparagi selvatici, con qualsiasi forma di erba. Poi le ossa le lascia con la carne sua
e le usi per fare i sughi, e queste invece sono le costolette per farle alla brace, oppure come dicono a Roma, per farci la costoletta fritta, perché basta che uno spezza questa e esce fuori la costoletta, vedi? L'agnello a questo punto è finito. Questo taglio laterale serve per non farla aggricciare. Questo è tutto quanto la porzione dell'agnello. Adesso faremo l'ultimo animale, la pecora. Passiamo alla preparazione, dai. Per preparare le costolette da fare alla brace. Come potete notare, il taglio della pecora viene fatto un po' più naturalmente, perché è un taglio, diciamo, anche di meno pregiatura, no? Questa poi è tutta pecora che viene fatta a yogurturo, quella che vedete qua. Invece adesso io vi preparo le costolette di pecora, che anch'esse, come tutta la pecora, viene tagliata abbastanza grossolanamente. Era un piatto dove la gente si doveva alimentare perché non avevano altro. Comunque, io che la sto tagliando, anche questa mi sembra una pecora meravigliosamente bella. Una volta che i nostri tagli sono pronti, massaggiamo con un filo di olio e del sale. La pecora, a differenza dell'agnello, preferiamo non cuocerla direttamente sulle braci. Tradizionalmente si stufa oppure si tiene a distanza per mantenere morbide le carni. Noi, per ovviare a questo problema, ci avvaliamo della tecnologia degli ultrasuoni. Mettiamo la nostra pecora condita con olio e sale all'interno del sottovuoto e lo introduciamo all'interno della Welco, dove gli ultrasuoni focalizzati e la maturazione spinta faranno il loro dovere. Queste carni all'interno della macchina subiscono una frollatura meccanica. Tramite delle onde che l'apparecchio produce, penetrano all'interno della carne e la dilatano. Il risultato è una carne frollata ma fresca, mantiene le sue proprietà, aumenta di morbidezza e mantiene i suoi liquidi. I liquidi all'interno della carne che comunque gli danno peso, gli danno sapore e umori giusti e profumo. Anche se molto tenere, noi utilizziamo la tecnologia degli ultrasuoni focalizzati anche per altre carni. Questo perché così riusciamo ad aumentare la shelf life e ad azzerare la carica batterica. Le nostre carni sono pronte, ma prima di passare alla griglia facciamo la preparazione delle nostre erbe spontanee. Abbiamo le erbe spontanee pulite, le mettiamo all'interno di un contenitore e le andiamo a coprire con questa salamoia. Dopodiché le mettiamo in un frigo per 48 ore. Prendiamo le nostre erbe spontanee e le andiamo a condire. Peperoncino con un po' di sale di Maldon, un filo di olio extravergine e qualche goccia di limone. Le varie cotture vengono fatte in base alla carne, ovviamente, e ci sono delle carni più tenere che vengono messe per ultime e le carni un po' più coreacee, un po' più forti per prime, perché hanno bisogno di un po' più cottura. Per quanto riguarda la pecora massaggiata, andiamo dai 10-12 minuti con una brace medio-alta, proprio per sigillare le carni e far sì che rimangano tenere e succulente all'interno. Il castrato è un animale che mangia bene, è un animale che è esigente proprio per le sue necessità, perché è anche delicato dopo la sua operazione. E quindi ha mangiato bene, ha vissuto bene e ha una carne tenera, essendo un animale più pesante e più grosso. I tempi di cottura vanno sempre dai 10-12 minuti, mantenendolo al sangue. L'agnello non ha bisogno, perché è comunque una carne tenera e la sua cottura è normale. L'agnello ha bisogno di quei 5-7 minuti di cottura dove le braci sono belle argille, vive, in modo da creare subito la caramellizzazione dei liquidi delle carni per essere pronto. Lo serviamo anch'esso quasi al sangue, ma è tenerissimo perché è un agnello da latte che ha mangiato solo latte della mamma, quindi è tenerissimo. Thank you.
E adesso siamo arrivati a conclusione, dobbiamo solo farvi vedere come saranno al taglio. Nel taglio della pecora non massaggiata possiamo vedere proprio che è la durezza, la difficoltà del taglio. Nel castrato c'è la succulenza, al taglio la morbidezza e la succulenza. Cosa che ritroviamo anche nella pecora trattata ad ultrasuoni focalizzati. L'agnello, essendo una carne tenera, una carne bianca, una carne giovane, è di facile masticabilità. Abbiamo visto il taglio delle carni, il trattamento con Weco, la cottura, e adesso non vi resta che venire da noi all'Angolo d'Abruzzo ad assaggiarli. Un saluto a tutti e agli amici di Italia Squisita dalla famiglia Centofanti. Ciao!